Ovviamente, dopo aver visto tutti questi muralisti e i loro lavori, era inevitabile che anche Pollock si confrontasse con un certo tipo di dimensioni, un certo tipo di dipinti. Nel 1943 l'occasione. Peggy Guggenheim commissiona a Pollock un murale per la propria casa a New York e su un illuminatissimo consiglio di Duchamp, Jackson Pollock lo realizza e lo dipinge non direttamente sul muro, ma su una tela che riproduce esattamente le dimensioni della parete su cui poi sarebbe andato appeso. Perché dico per fortuna? Perché, al di là degli ovvi motivi, oggi questo dipinto si trova nell'Università dell'Iowa ed è un dipinto monumentale. Quello che si vede qui lo vedremo meglio più avanti, è però una composizione decisamente astratta. E vedremo più avanti alcuni dettagli, come per esempio certi colori che sono già schizzati, sono già gocciolati come il rosa, ma vediamo queste linee condotte molto, in maniera molto marcata, che ricordano quasi l'intreccio di alberi che abbiamo visto nel murale di Siqueiros del 32, però mostra anche sicuramente un qualcosa che Pollock anticipa, che lascia lì per un po' e su cui poi arriverà a tornare col tempo. Certo è che qui parliamo di dimensioni da murale, collocazione da murale e quindi un certo tipo di attitudine nei confronti dello spazio. Tutto questo naturalmente fa parte dei primissimi bagagli della formazione di Pollock, però verso la fine degli anni 30 cambia insegnante o aggiunge insegnante e comincia a seguire le lezioni di Hans Hofmann, che è un pittore di origini tedesche. Che aveva frequentato la Monaco delle Avanguardie, la Parigi delle Avanguardie, si trasferisce in America in seguito alla situazione così instabile dal punto di vista sociale e politico in Europa e qui comincia a insegnare. Che cosa insegnerà? Evidentemente l'avanguardia europea. E quindi porta proprio le istanze dell'avanguardia europea, dal cubismo allo astrattismo al surrealismo, in America, che comunque dal 1913 dall'Armory Show aveva visto arrivare sul suolo proprio americano. Tutta una serie di lavori, alle volte anche capolavori, delle avanguardie europee. Però Hoffman fa proprio da tramite a livello formativo. E così Pollock comincia ad avvicinarsi alle istanze cubiste. Qui ho voluto mostrare un dipinto del 40, più o meno degli anni 40, si intitola Uomo con un coltello ed è evidentemente l'unica cosa che riusciamo, cioè la prima cosa che riusciamo a distinguere, questo coltello bianco e affilato che vediamo nella parte in alto. A sinistra del dipinto, brandito da un braccio, il cui corpo di riferimento potrebbe essere quello di questa testa qui, che si vede molto bene di profilo. Scendendo, definiamo quindi un altro corpo con un gluteo molto chiaro, anzi due, e questo doppio gluteo ricorda tantissimo quello che dipinge Picasso nelle Bagnanti. Siamo già molto avanti, siamo già negli anni del cubismo sintetico, cosiddetto cubismo sintetico. E non mi addentrerò qui in questa sede nei dettagli proprio di questo dipinto picassiano, ma mi interessa proprio farvi vedere le assonanze tra una concezione dello spazio come poteva essere quella di Picasso e quella che invece arriva a sviluppare a un certo punto anche Pollock. Però non è tanto il Picasso cubista, analitico o sintetico che sia a interessarlo, quanto piuttosto la fase più tarda del lavoro di Picasso. Perché? Perché Picasso fa tutta una serie di lavori che risentono delle istanze surrealiste. Qui propongo per esempio due disegni realizzati, rappresentano due galli leggermente diversi, ma il principio compositivo è sempre lo stesso. Il tracciare un'unica linea curva che definisce quindi prima una forma, chiudo questa forma, la forma diventa una figura. È un unico gesto quello che definisce i galli qui proposti e mostra molto bene come nelle varie fasi si genera il disegno, cioè traccio la linea e da questa linea ricavo una certa composizione, una certa figura. Succede questo, qui ho voluto isolare i passaggi di un processo che in realtà è percepito in maniera molto più naturale nel momento dall'artista, ma non solo, ma da chiunque, basta provare a disegnare. Ciascuno di noi parte disegnando con un'intenzione. E allora, se la mia intenzione è, come in questo caso, disegnare una faccina, comincio tracciando una linea curva, man mano che chiudo la linea curva creo un cerchio e quindi una forma geometrica. Se aggiungo i dettagli, quindi gli occhi e la bocca, diventa una figura. Questi sono, come dire, momenti, fasi,
che ho forzatamente isolato per mostrare bene tutto l'evolversi del processo, ma che evidentemente sono in realtà molto più vicine, molto più conseguenziali nel disegno tradizionale. Ma cosa succede? Che nel momento in cui lo fa anche Pollock, lo fa sulla scorta di una ricerca surrealista che andiamo a vedere in un attimo, ma a un certo punto tornerà indietro. Cioè, com'è possibile isolare il processo e partendo dalla linea tracciare la forma e poi la figura, sarà possibile anche tornare indietro, cioè tornare all'origine di quella forma e quindi togliere i dettagli, lasciare il cerchio, lasciare la forma, aprire questa forma e lasciare soltanto la linea originaria.